Demone. Io ero alla corte dei Feaci e arrivò lì, nato dal mare. Questa sera abbiamo assistito a uno spettacolo secondo me molto particolare, perché è un, come posso dire, va un grande scrittore italiano che è Alessandro Baricco, amatissimo da tanti, e è andato a ricercare gli eroi del mito, però li ha resi poco eroi ma molto umani, cioè sono strappati dalla dimensione unidimensionale, diciamo, dal loro epos, da questa dimensione poco vicina a noi, per ridarci questo senso umano, e sono persone lanciate nel calderone della guerra, non sono loro che hanno voluto questa guerra, ci si trovano dentro la storia, e questa umanità riesce fuori, e questo in effetti è un tentativo molto bello per sentire vicine delle figure molto spesso appunto unidimensionali, come dicevo prima. La lettura è un banco di prova attoriale che esalta anzi il nostro mestiere, proprio perché evoca, suggerisce. Sei tu attore che ti devi fare un po' medium in questo, ma in generale è sempre un mestiere da medium quello dell'attore, perché tu, quando tu ti vesti di panni che non sono tuoi, e raccontare quel personaggio, quell'altra natura, quell'altro carattere che non sei tu, sei già un po' medium. Ma la lettura ha addirittura questo compito, che da un segnetto nero che sta su un foglietto bianco, senza l'aiuto di nient'altro, se non della musica meravigliosa che abbiamo in scena io e Anna Ferruzzo con il maestro Pino Cangialosi, che diventa protagonista anch'essa, devi evocare questo mondo che stai raccontando e questi personaggi. Noi abbiamo lavorato per cercare di raccontare i personaggi di Iliade, aiutati dalla bellissima scrittura di Alessandro Baricco, abbiamo tentato di rendere la natura più normalmente umana e quotidiana di quelli che quindi sono eroi per caso, che non avrebbero mai voluto essere eroi, deprivandoli del loro epos sul piano della recitazione. E questo significa che quando tu hai da raccontare quel dolore atroce di un padre che va a baciare le mani dell'assassino pur di avere indietro il corpo del figlio, non puoi cavartela con poco. Devi essere quel dolore, devi essere quel padre, devi andare a pescare qualche parte quel dolore lì. Quello che è successo stasera a Rieti è il successo più bello, cioè che arriva questo lavoro che fai. Come una schiava. Io quel giorno stavo in silenzio nelle mie stanze, costretta a tessere su una tela color sangue le imprese dei troiani e degli achei. Lo spettacolo non si fa mai da soli sul palco, si fa quando c'è un pubblico attento, partecipe, che ti emoziona e dal quale ti lasci emozionare, quindi è una sorta di rimando delle emozioni. Poi per un tema così importante come la guerra, affrontato attraverso personaggi come Andromaca, come Elena, come Clitennestra e tutti gli altri eroi dell'epopea, insomma è una grande emozione ogni volta che lo rifacciamo. Il prossimo appuntamento sarà musicale, per la parte diretta da Raffaello Simeoni, e saranno due componenti della nuova compagnia di canto popolare, due storici componenti, quindi è una musica, una ricerca di musica etnica di altissimo livello e di grande memoria, in molti la conoscono. E poi ci sarà una serata finale che vedrà insieme sul palcoscenico sia me che Raffaello Simeoni, con una commedia che si chiama Le colonie del Granduca.